contro paesi canaglia, come l'Iran, una cosa che in effetti aveva poco senso. Subito dopo altri paesi dell'Europa orientale si dissero disposti ad ospitare basi simili. Perché tutta questa voglia di ospitare armi e basi della NATO? E sempre Sergio Romano, è permesso sospettare, questo è veramente interessante, che le lobby militari in questa vicenda abbiano avuto una parte. Se un paese entra nella NATO deve adeguarsi agli standard dell'alleanza. Chi gli fornirà armi e infrastrutture? Domanda retorica, naturalmente. L'industria militare americana ha un primato industriale, ma anche un forte potere politico. Il primo che se ne accorse fu Eisenhower, che nel suo discorso d'addio il 16 gennaio del 1961, alla fine del secondo mandato presidenziale, denunciò l'esistenza di un complesso militare industriale che cercava di orientare le politiche americane. Aveva ragione? Credo che in realtà egli gli abbia dato ragione. Pensiamo a Dick Cheney. Che per anni ha fatto la spola tra un'industria militare e gli uffici pubblici, ma ci sono anche molti ufficiali delle forze armate che terminano la carriera quando sono ancora relativamente giovani e vanno a lavorare nell'industria militare. La NATO è una minaccia per la Russia, quindi credo che Putin abbia qualche motivo per pensarlo. Certo, si può aver ragione anche con qualche gesto eccessivo, cioè Putin può avere ragione anche se qualche volta ha qualche gesto eccessivo, come nella vicenda ucraina. D'accordo, però nella NATO non ci sono solo gli Stati Uniti, ora sono 28 paesi, possibile che nessuno alzi il sopracciglio? La NATO ha un funzionamento molto particolare, risponde, come tutti i grandi trattati del dopoguerra, le grandi decisioni si prendono alla unanimità. Alla NATO, tuttavia, i voti sono rari. Com'è possibile? La NATO funziona col consenso. Il segretario generale apre un dibattito sino a quando dichiara di constatare l'esistenza di un consenso. Qualcuno potrebbe alzarsi e dissentire, ma nessuno lo fa, perché nessuno vuole assumere un atteggiamento visibilmente ostile a quello degli Stati Uniti. È successo una volta quando il ministro degli esteri francese Villepin disse che la Francia non avrebbe approvato la guerra contro l'Iraq, ma lo disse all'ONU, non alla NATO. La collera americana fu lo stesso enorme. Da allora comunque gli Stati Uniti hanno inventato, per aggirare questa possibilità di dissenso, hanno inventato le coalizioni dei volenterosi, che si possono formare anche se tutti non sono d'accordo. Quindi pure con Germania, con Schäuble, che parla di un esercito europeo, non saranno teneri. Schäuble ama fare il guastafeste, quello che dice le verità scomode. Non so se in quell'intervista stesse parlando a nome del governo o se parlasse indirettamente alla Merkel. Probabilmente l'ha detto per ricordare qual è il vero problema dell'Europa. Quale? Che l'Unione Europea non ha un esercito, non ha una politica estera, e se non ha una politica estera involontariamente, implicitamente, fa quella degli Stati Uniti. La Merkel lo sa bene. Perché non ha un esercito la UE, l'Unione Europea? Perché i paesi che spendono per le loro forze armate, cioè la Francia e la Gran Bretagna, che spendono di più, non hanno intenzione di rinunciare a ciò che le rende diverse dagli altri, mentre quelli che non spendono abbastanza, per esempio l'Italia, finiscono per pensare che la NATO presenta pur sempre qualche vantaggio. Siamo prigionieri della nostra inettitudine. Proviamo a immaginare però, quando parla di una politica estera europea, secondo lei in che modo dovrebbe differenziarsi da quella americana? La sola scelta di sicurezza dell'Europa, questo è un altro dei punti cardine di questa intervista, di questa dichiarazione di fatto, e dovrebbe essere quello, la scelta quindi di sicurezza per l'Europa dovrebbe essere quello della neutralità. L'Europa non può essere una potenza militare interventista e aggressiva. Fuori dalla NATO quindi,
Credo che se l'Europa scegliesse la strada della neutralità metterebbe in discussione l'esistenza della NATO. Ripeto, però, oggi faccio fatica a immaginare che questo possa accadere. Io ritengo questa veramente una intervista epocale da questo punto di vista. Tu che dici, Livia? Ma senz'altro, dall'89 in poi lo scenario politico mondiale è così mutato che non ci si può che porre domande di questo tipo. Che destino dare alla NATO? Del resto, mi permetto di dire, il tracollo dei regimi comunisti nell'est Europa ha comportato inevitabilmente lo scioglimento del patto di Varsavia, che resta, a mio modo di vedere, qualcosa di molto diverso rispetto alla NATO, ma che da un certo punto di vista poteva apparire senz'altro complementare. Io sono a favore che ci sia un esercito europeo. Molto spesso istanze a favore di strutture prettamente comunitarie come l'esercito europeo, ma penso anche, parlando di un tema più recente, un'intelligence europea, molto spesso siamo stati fermati da qualcosa che esiste e sussiste da sempre in Europa. C'è un forte spirito sovranista, io lo chiamo, ma molto patriottico, nazionalista per certi versi, che spinge comunque a vedere l'istituzione comunitaria come qualcosa di sempre meno federale e sempre più intergovernativa. Esemplifica tutto ciò un'immagine, perché poi io sono fortemente convinto dell'idea che le immagini molto spesso ci sono in grado di affrescare un processo politico in maniera quanto mai efficace. I vertici Mercosì venivano chiamati, no? I vertici tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e l'allora presidente della Repubblica Francese Sarkozy. Ecco, quello è un tipo di approccio di tipo ingovernativo. Vedere l'Europa come una realtà che attraverso vertici intergovernativi stabilisce dei parametri comuni. Poi c'è un'altra idea di Europa che io mi permetto di sostenere, che è quella più prettamente federalista, un po' spinelliana per dire così, e che spingerebbe verso una maggiore integrazione anche dal punto di vista militare con la nascita di un esercito europeo. Allora, se nascesse un esercito europeo, se nascesse, aggiungo, un'Europa come Stato sovrano, beh, è ovvio, si rimetterebbe in discussione tutto. Io credo che l'unico paese membro della NATO non facente parte del continente europeo, nel vero senso del termine, sia il Canada, credo. Perché poi, per quanto riguarda paesi tradizionalmente vicini agli Stati Uniti, ci sono altri trattati, penso all'Australia, alla Nuova Zelanda, che sono paesi per certi versi simili, ma hanno trattati diversi rispetto alla NATO, per non parlare poi del Pacifico, quindi il Giappone l'ASEAN più che altro è un organismo di governance per l'Est Asia. Ci stanno proprio degli accordi di mutua difesa sia per quanto riguarda la Corea del Sud sia per quanto riguarda il Giappone. La nascita di un continente europeo sovrano comporterebbe una certa un ripensamento della struttura NATO. Io per una cosa ci tengo a dirla, secondo me occorre dividere molto l'impostazione della presidenza Clinton rispetto a quella della presidenza Bush, perché secondo me Bush figlio ovviamente, perché secondo me diciamo l'ostilità che Putin avrebbe maturato in questi anni nei confronti della NATO nasce soprattutto per quanto riguarda a causa, diciamo così, dell'allargamento dell'Alleanza Atlantica effettivamente ai confini della Federazione Russa e tra i paesi che comunque un tempo erano controllati, erano satelliti dell'Unione Sovietica. Questo approccio di allargare la NATO fino a quel punto è un approccio molto rumsfeldiano, no? Cioè, secondo cui c'è la vecchia e la nuova Europa. La vecchia Europa, che sono Francia, Germania, che sono paesi fondatori e che guarda caso fanno ostruzionismo per quanto concerne la seconda guerra del Golfo. La nuova Europa invece sono i paesi di nuova democratizzazione, a parte l'Italia, che forse potremmo pure considerare di nuova democratizzazione, ma questo è un altro discorso, che invece vanno sostenuti, ci sostengono in molte coalizioni di volenterosi, come detto prima, e che comunque vogliono far parte dell'Alleanza Atlantica. Il tema è questo: finché noi a Budapest, a Varsavia, a Tallinn, a Riga e via dicendo, avremo dei governi che considerano l'ingresso nella NATO come più importante dell'ingresso del proprio paese nella realtà Unione Europea,
io utilizzo questo termine, a Budapest è più importante il 99 del 2004, cioè più importante l'ingresso del paese nella NATO che nell'Unione Europea. Ecco, finché non ci liberiamo di questo spirito che è strettamente sovranista, è inutile ci giriamo intorno, non ci sarà mai più un esercito europeo, un'Europa unita. Possiamo uscirne forse, e vedo che un po' si sta facendo trattativa politica sul tema, attraverso i famosi due cerchi concentrici. C'è una struttura europea più integrata, con una moneta in comune, politiche sociali comune, una politica economica e non esclusivamente monetaria comune, e da una parte altre realtà, pensa al Regno Unito, che magari non condividono necessariamente tutti i processi di integrazione, ma sono partner di questa realtà di tipo europeo. Ecco, io penso che la NATO forse si è degenerato, perché io sono contro l'allargamento della NATO nei paesi caucasici in Ucraina, si è degenerato, era nel corso della presidenza Bush. Nel corso della presidenza Clinton, mi permetto di dire, era quasi una sostituzione dell'ONU in certi ambiti. E tra l'altro, voglio ricordarlo, ci sono state collaborazioni tra NATO e Federazione Russa durante la guerra dei Balcani. Ricordiamo sempre che l'esercito che per prima è arrivato a Belgrado nel 99 è stato l'esercito della Federazione Russa, e quella fu un'iniziativa dell'Alleanza Atlantica, comunque di coinvolgimento dell'Alleanza Atlantica. Poi si è esagerato troppo allargando eccessivamente l'alleanza, imposti che oggettivamente... Ma io faccio un esempio molto, molto semplice. Nella crisi di Cuba, dei missili a Cuba, no, che stavano nel cortile dell'America, diciamo, no? Ecco. Gli americani hanno posto un out decisivo. Che ha fatto Khrushchev? Si è ritirato. Ecco, allora, se tu metti ai confini della Russia, no, è chiaro che questo è un problema serio, no? Non puoi pensare che non ci sia, non venga considerato un atteggiamento aggressivo da questo punto di vista da parte della Russia, che tende a difendersi e qualche volta magari può anche commettere errori, anche qui, quando Putin dice va bene, ma il Kosovo si è autodeterminato, perché la Crimea non si può autodeterminare? Diciamo, l'allargamento della NATO in paesi confinanti con la Russia può essere senz'altro un problema. Non è una situazione minimamente comparabile a quella di Cuba, però, perché non presuppone un equilibrio che sussisteva negli anni 60, perché c'era un sistema prettamente bipolare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che se compromesso a partire da Cuba, pensiamo al nostro compromesso storico anche in Italia, se compromesso poteva scatenare un terzo conflitto mondiale. Adesso, per quanto possa apparire una provocazione all'allargamento della NATO in Lettonia, Estonia e Lituania, oggettivamente non mi permetto di dire che a livello globale i due perni principali siano Russia, che tra l'altro ci tengo a sottolineare un'economia a pezzi, ha detto il presidente Obama nel corso dell'ultimo discorso allo Consiglio dell'Unione, e gli Stati Uniti d'America. Non siamo un mondo bipolare, siamo un mondo multipolare molto più complesso. Ci sono altre realtà, la Cina, India, altre potenze emergenti. Quindi quel ragionamento su Cuba poteva essere fatto in un'ottica prettamente bipolare. Tra l'altro, mi permetto di dire, pure il Cile penso sia stato un caso abbastanza simile, tant'è che c'è legame tra Cile e Italia per quanto riguarda il compromesso storico, nel senso che lì è stato commissariato il paese dagli Stati Uniti d'America proprio per evitare rischi di questo tipo, o comunque per evitare di perdere il Sud America. Ad oggi la situazione mi sembra un po' più complicata, perché il mondo è in subbuglio indipendentemente dai rapporti sino russo-americani. Diciamo che la supremazia americana non è in discussione, si è autocensurata da questo punto di vista, perché adesso gli interventi sono tutti su commissione, no, da parte conto gli americani non intervengono direttamente, cercano attraverso il sistema di intelligence, attraverso le agenzie, attraverso le alleanze di anche l'ISIS è nata così poi alla fine. Noi dopo la caduta, dopo lo scioglimento dell'URSS, anzi abbiamo avuto 14-15 anni in cui c'è stata quella che io chiamo una sorta di illusione unipolare da parte degli Stati Uniti d'America. Cioè abbiamo avuto, dopo anni seconda guerra mondiale, dopo anni di bipolarismo di fatto, cioè abbiamo avuto solo un polo, l'illusione unipolare, che era l'illusione che portava i neoconservatori
dei repubblicani USA e il progetto per un nuovo secolo americano a sostenere la tesi dell'esportazione alla democrazia. E ad oggi